Quindi riprendiamo da dove avevamo finito l'ultima lezione e, se ricordo bene, abbiamo visto la struttura della funzione di trasferimento, no? Benissimo. Vediamo, cominciamo la lezione oggi con il approfondire meglio il calcolo della funzione di transizione. Nel dominio di Laplace, scrivo in S nel dominio di Laplace, la funzione di transizione trasformata, la f di S, abbiamo visto l'ultima lezione, è pari a SI meno A a meno 1, ed è proprio la trasformata di Laplace della matrice esponenziale. Okay, quindi vogliamo calcolare fondamentalmente di nuovo la matrice, diciamo, esponenziale, però questa volta nel dominio di Laplace. Quello che si fa appunto è calcolare questa inversa di questa matrice funzione di S e poi applicare l'antitrasformata di Laplace, e quindi calcolare la elevato ad A per T come la antitrasformata di Laplace della Φ con S, ovvero di questa matrice SI meno A a meno 1. Questo è quello che vogliamo fare. Allora, vediamo un attimo un esempio. Consideriamo questa matrice 0, 1, meno 2 e meno 3, che abbiamo già visto in passato per... penso sarà la cavia che abbiamo usato per quasi tutti i calcoli sulla matrice esponenziale. Quindi già sappiamo anche quanti conti abbiamo dovuto fare con questa, diciamo, matrice per calcolare, che abbiamo usato sia per la tecnica del polinomio interpolante che nel caso di diagonalizzazione. Allora, volendolo usare invece in quest'altro modo, cioè seguire quest'altra tecnica di soluzione, quello che dobbiamo fare prima di tutto è calcolare la matrice SI meno A. La matrice SI meno A semplicemente sarà S meno 1, 2, S più 3. Poi bisogna calcolarne a questo punto l'inversa. Quindi andiamo a calcolare l'inversa, SI meno A a meno 1. Quindi al denominatore avremo il polinomio caratteristico, che in questo caso sarà S, S più 3, più 2. Questo è, diciamo, il polinomio caratteristico. Al numeratore avremo la trasposta della matrice aggiunta, che in questo caso sarà S più 3 ed S sulla diagonale meno 2 e 1. Possiamo un po', se volete, elaborarla, ma insomma al denominatore, facendo i prodotti, troveremo S quadro più 3S più 2, che fattorizzato sarà S più 3 per S più 2, anzi S più 1, perché 1 e 3, S più 1 e S più 2, sono le due radici, quindi i due autovalori di questa matrice. Ora, questa funzione, questa è la Φ di S, questa è proprio la Φ di S, è una matrice 2x2 di funzioni razionali fratte. Ora, noi abbiamo indicato questo denominatore essendo comune qui alla base, con un piccolo abuso di notazione, che in realtà non è, diciamo, questo per le matrici è definito solo il prodotto per uno scalare, quindi in teoria dovremmo fare 1 su questo per la matrice, volendo essere pignolico, insomma. Chiudiamo un po' un occhio, quindi abbiamo fondamentalmente quattro funzioni razionali fratte: questo diviso questo denominatore, questo diviso questo denominatore e così via. Okay? Quindi questa matrice è composta da quattro funzioni razionali fratte. Vogliamo antitrasformare una matrice di funzioni razionali fratte. L'antitrasformata sarà ancora una matrice della stessa dimensione, in cui ogni elemento è l'antitrasformata dei singoli elementi. Quindi dobbiamo fare l'antitrasformata di S più 3 fratto S più 1 S più 2, di 1 fratto S più 1 S più 2 e così via, di queste quattro funzioni razionali fratte. Quindi potreste prendere da parte queste quattro funzioni, vi fate le antitrasformate e poi le sostituite
nella, appunto nell'antitrasformato. Oppure possiamo provare ad applicare lo sviluppo in fratti semplici a tutta, diciamo, questa matrice così com'è. Quindi cosa avremo? Avremo un primo fratto che è legato a 1 fratto S più 1. Questo dovrà moltiplicare che cosa? Una matrice 2x2 che conterrà per ognuno degli elementi il relativo fratto semplice. Chiamiamola R1 questa matrice, che è appunto una matrice dei residui polari, si chiama. Più abbiamo l'altro fratto, che è 1 fratto S più 2, l'altro fratto semplice, che moltiplicherà un'altra matrice, sempre matrice 2x2, che sarà ancora una matrice dei residui polari. Come le popoliamo queste due matrici? La tecnica è quella che già conosciamo. Per ognuno dei quattro residui, diciamo, per ognuno dei, diciamo, per ognuna di queste matrici potete applicare la regoletta dei residui pari pari, come fate nel caso scalare, l'applicate direttamente a tutto il blocco di matrice, quindi fate il limite per S che tende, nel primo caso facciamo il limite per S che tende a meno 1 di S più 1 che moltiplica questa matrice qui. No? No, non ci proviamo. Ho visto qualche faccia strana. R1 è un residuo, finora l'avete probabilmente sempre visto in forma scalare, però la formula, anche se la volete fare estendere al caso matriciale, non cambia. La formula qual è quella dei residui? Dobbiamo fare il limite per S che tende al, diciamo, in questo caso a meno 1, che è il polo associato al residuo, di S più 1, che moltiplica che cosa? La fi di S. E calcolate. Quindi facciamo il limite S che tende a meno 1 di che cosa? S più 3 meno 2, 1 S. Il denominatore rimane solo S più 2, perché S più 1 e S più 1 vanno via. Facciamo il limite per S che tende a meno 1, quindi cosa avremo? Avremo meno 1 più 3, quindi 2, 1 meno 2 meno 1. Trovate? Questo è qui, diviso meno 1 più 2 che è 1, quindi il denominatore è proprio 1. Ho applicato la formuletta solamente che a tutta la matrice direttamente. Questa qui è la nostra R1, vabbè, già l'ho scritto a sinistra, è inutile che la riscrivo. Quindi vado a prendere questi numeretti e li vado a mettere qua dentro, quindi ho 2, 1, meno 2, meno 1. Questa è la prima matrice dei residui polari. Non ho aggiunto nulla a qualcosa che già sapete, dovete solo espandere a un caso, diciamo, matriciale, ma non cambia il modo di procedere. Possiamo fare la stessa cosa per R2, questo sarà il limite per S che tende a meno 2 di S più 2 per la fi con S. Quindi abbiamo il limite per S che tende a meno 2, qui abbiamo sempre S più 3, 1, meno 2, S, al denominatore avremo S più 1. Andiamo a fare il limite, quindi avremo meno 2 più 3, 1, 1, meno 2, meno 2, al denominatore avremo meno 2 più 1, quindi meno 1, quindi è questa matrice cambiata di segno, quindi avremo meno 1, meno 1, 2, 2. Trovate? Prendo quest'altra, diciamo, matrice, la vado a sostituire, quindi abbiamo meno 1, meno 1, 2 e 2. Chiaro? Domande? Immancabile. Sentivo la nostalgia. C'era qualcosa che mancava in questa lezione. Allora, abbiamo quindi questa decomposizione in fratti semplici, seppur in forma matriciale, però a parte il fatto che sia una forma matriciale, il resto non cambia. Perché? Perché queste R1 e R2 sono due matrici, è vero, ma sono due costanti. Cioè, nulla mi vieta di riscrivere a questo punto questa uguaglianza come R1 fratto S più 1 più R2 fratto S più 2, dove però R1 e R2 sono due matrici.
però costanti, quindi quando andate ad antitrasformare la linearità vale sia che questa R1 sia una costante scalare, sia che sia una costante matriciale, non cambia nulla. Applicando la linearità all'operatore di Laplace. Quindi andiamo ad antitrasformare, cambio pagina. Andando ad antitrasformare troverò la matrice esponenziale elevato ad A per T. Come devo fare? La L a meno 1, ve la ricopio da capo, quindi 2, 1, meno 2, meno 1, diviso S più 1, più meno 1, meno 1, 2, 2, fratto S più 2. Ok? Per la linearità questo sarà 2, 1, meno 2, meno 1, che moltiplica la L a meno 1 trasformata di 1 fratto S più 1, più meno 1, meno 1, 2, 2, che moltiplica la L a meno 1 trasformata di 1 fratto S più 2. Le antitrasformate, queste che compaiono, sono note. Questa sarà elevato a meno t, questa sarà elevato a meno 2t, no? Queste due antitrasformate qui. Sostituiamo, quindi abbiamo ancora uguale a elevato a meno t, che moltiplica la matrice 2, 1, meno 2, meno 1, e poi abbiamo elevato a meno 2t, che moltiplica la matrice meno 1, meno 1, 2, 2. E vi fate le moltiplicazioni, vi fate le somme, cosa otteniamo? Sempre una matrice 2 per 2. Il primo elemento sarà 2 elevato a meno t meno elevato a meno 2t. Quindi scrivo 2 elevato a meno t meno elevato a meno 2t, primo elemento. Secondo elemento della prima riga abbiamo elevato a meno t meno elevato a meno 2t. Seconda riga, meno 2 elevato a meno t più 2 elevato a meno 2t. L'ultimo termine, meno elevato a meno t più 2 elevato a meno 2t. Questa è la matrice esponenziale che verosimilmente corrisponderà a quella che abbiamo già calcolato in passato in quest'altro modo. L'ultimo potrebbe essere 2t, giusto? Cioè meno elevato a meno t più 2 elevato a 2t. Meno. Sta parlando di questo? Sì. Ok? Vabbè, questa, diciamo, possiamo anche notare una cosa. Questa matrice esponenziale, se la volessimo decomporre, o meglio, se guardiamo un attimo come è fatta, questa qui l'abbiamo chiamata R1, matrice dei residui polari associata all'autovalore lambda 1. Questa è R2, matrice dei residui polari associata all'autovalore lambda 2, dove i due autovalori sono meno 1 e meno 2. Posso scrivere questa somma anche in questo modo simbolico, sommatoria per i che va da 1 a 2, di elevato a lambda it per R con i, potrei anche scriverla in questo modo, no? Ho semplicemente riscritto la stessa cosa di prima. Mi trovate? Questo semplicemente nasce osservando come è fatta. Abbiamo elevato a lambda, questo è un lambda 1, questo è lambda 2. Solamente riscritto la stessa cosa in modo simbolico. D'altra parte sappiamo che la matrice esponenziale si può anche scrivere nella sua forma spettrale. Qual era la forma spettrale? In questo caso la matrice è di semplice struttura, abbiamo due autovalori distinti. Quindi la forma spettrale è sommatoria per i che va da 1 a 2, sarebbe da 1 a n, no? In questo caso n è pari a 2, elevato a lambda it, autovalore della matrice esponenziale, u con i, v con i trasposto, dove u con i è l'autovettore destro e v con i è l'autovettore sinistro,
della matrice A associati, diciamo, all'autovalore lambda con I. Confrontiamo un attimo queste due, quest'uguaglianza. Quello che c'è a sinistra deve essere uguale a quello che c'è a destra. E è chiaro ed evidente che questa quantità R con I non può che essere uguale a U con I, V con I nel caso di matrice di semplice struttura. Cioè in questo caso è evidente che la matrice dei residui polari, iesima, sarà pari al prodotto U con I, V con I trasposto. Quella matrice che appunto avevamo già chiamato, ricordate quello che avevo detto, questo prodotto, questa matrice si chiama matrice dei residui polari. Ed eccola qua. Abbiamo ritrovato, quindi abbiamo dato anche un altro significato a questo prodotto che viene appunto da questa decomposizione, direttamente dalla decomposizione in fratti semplici. Vi ricordate questa matrice R con I? In questo caso ha un rango unitario. Il rango di questa matrice, vi dissi, è pari alla molteplicità algebrica dell'autovalore corrispondente. In questo caso entrambi hanno molteplicità 1, quindi a rango 1, infatti U con I per V con I è proprio rango 1, e anche la matrice R con I, diciamo, è facile vedere che a rango 1, guardiamo questa riga è inversa di quest'altra, rango 1, guardiamo quest'altra, questa si ottiene moltiplicando per meno 2 la prima, entrambe hanno rango unitario. Questo discorso si può anche generalizzare al caso di matrice non di semplice struttura ma diagonalizzabile, facilmente, perché se vi ricordate, la matrice elevato ad A per T quindi diciamo la funzione di transizione facciamo così, partiamo, facciamo un passo indietro, altrimenti salto un passaggio. Consideriamo la matrice di transizione dominio di Laplace. Supponiamo che questa, diciamo, l'abbiamo già decomposta in fratti semplici. Siamo partiti dalla matrice n per n, però questa matrice è diagonalizzabile, ma non di semplice struttura. Vuol dire che non trovo n autovalori, ne trovo di meno, perché qualcuno ha molteplicità algebrica maggiore di 1. Quando vado a fare lo sviluppo in fratti semplici, questa sommatoria per i che va da 1 non più ad n, ma un numero più piccolo di n. Supponiamo che sia ni questo numero, minore di n. Ni è il numero di autovalori distinti. E questo sarà che cosa? Quindi è una decomposizione in fratti semplici, avrò R con I, matrice dei residui polari, fratto S meno lambda con I, autovalore corrispondente al residuo. Di questi residui qui, quindi ce ne sono ni di questi residui. D'altra parte, in questo caso particolare, come avevamo scritto la matrice, diciamo la forma modale, la forma diciamo la forma spettrale della, diciamo sempre della matrice, l'avevamo, anzi facciamo così, passiamo nel dominio del tempo, così passiamo direttamente nel dominio del tempo, facciamoci la antitrasformata di Laplace, passiamo alla φ di t direttamente da questa vi ricordo è la matrice esponenziale, se facciamo l'antitrasformata di questa per la linearità troveremo sempre la sommatoria per i che va da 1 a ni di elevato a lambda e t per r con i, e questo vale sempre. D'altra parte la decomposizione spettrale della e elevato a per t l'abbiamo anche scritta come sommatoria sempre per i che va da 1 a ni di elevato a lambda e t. Poi avevamo aggiunto un'altra sommatoria per j che va da 1 a che cosa? Alla molteplicità algebrica dell'autovalore i. E qui avevamo scritto che cosa? U ij per v ij trasposto. Ricordate? Ora, se guardiamo quest'ultima uguaglianza,
questa matrice dei residui polari deve essere uguale a tutta questa sommatoria qui. Vedete, confrontando E2 è evidente che c'è questa uguaglianza. Cioè, quindi la matrice dei residui polari, in generale, cioè nel caso più generale, sarà pari alla sommatoria per J che va da 1 ad M a I, molteplicità algebrica dell'autovalore lambda con I, di UIJ, VIJ trasposto, dove ricordo UIJ è l'autovettore jesimo degli m con autovettori che posso trovare associati all'autovalore lambda con i. Ne trovo sicuramente m con a, perché siamo in ipotesi di matrice diagonalizzabile, quindi la matrice algebrica è uguale alla geometrica, quindi il numero di vettori, di autovettori indipendenti è proprio m con a. Ognuno di queste matrici uij vij ha rango unitario, ne devo sommare m con a, sono tutte tra loro indipendenti certamente per costruzione, quindi sommando m con a matrici di rango unitario ma indipendenti strutturalmente tra di loro ottengo un'unica matrice, appunto la matrice dei residui polari, che avrà rango MAI. Quindi da qui capisco anche che in generale il rango di questa matrice dei residui polari è, nel caso più generale, pari alla molteplicità algebrica dell'autovalore. Siamo in ipotesi, abbiamo detto, ipotesi di matrice A diagonalizzabile. Ok? Chiaro? Va bene. Qualche altro esempio magari poi lo riprendiamo più avanti. Magari facciamo se viene a bozzo 1, però ve lo finite a casa, così vi do un po' di una piccola esercitazione da casa, per casa. Quindi facciamo una matrice, consideriamo una matrice A fatta in questo modo. 2, 4, 0, meno 3, meno 5, 0, 0, 0, meno 1. Ok? E di questo dovete calcolare la matrice esponenziale, applicando la tecnica che abbiamo appena visto. Nel fare i conti, la prima cosa che dovete trovare sono gli autovalori. Se vi andate a fare i conti, insomma, provate poi, troverete lambda 1 pari a meno 1, lambda 2 pari a meno 2, ne trovate solo due di autovettori, di autovalori. In particolare il primo, M avrà molteplicità algebrica pari a 2 e... se dovete andare a verificare se questa effettivamente è uguale a quella geometrica per dire che la matrice è diagonalizzabile, quindi vi fate il calcolo della molteplicità geometrica con la formuletta che abbiamo visto e troverete in effetti che questa è proprio pari alla molteplicità geometrica e quindi la matrice è diagonalizzabile. In quest'altro secondo caso è chiaro che la molteplicità algebrica 2 non può che essere pari a 1 e quindi pari anche alla molteplicità geometrica, questo è chiaro. Quindi se vi andate a calcolare a questo punto la matrice, vi calcolate la matrice Fi con S, ve la andate a calcolare, e quindi vi fate la decomposizione in fratti semplici come abbiamo visto. Quanti fratti trovate ora? Ne trovate due. Troverete solamente un R1 fratto S più 1 più un R2 fratto S più 2. Queste ve le andate ad antitrasformare e insomma quindi troverete una E elevato ad A per T del tipo elevato a meno T per R1 più elevato a meno 2 T per R2 per una strada. Questa però vi ricordo si può anche scrivere come elevato a meno T per 1 V1 trasposto primo, ci metto primo perché all'autovalore meno 1 corrispondono due autovettori, chiamiamoli U1 primo e U1 secondo, quindi avremo ancora E elevato a meno T
per U1 secondo e V1 secondo trasposto, e poi abbiamo l'altro elevato a meno 2t, U con 2, V con 2 trasposto. Questa è l'altra strada, quella se volete volendo procedere per diagonalizzazione. Quindi l'esercizio che vi consiglio di fare a casa è procedere in questo modo, quindi nel dominio di S, trovare queste due matrici dei residui polari e quindi calcolarvi la matrice esponenziale. Poi fate lo stesso esercizio nel dominio del tempo, usando la diagonalizzazione, quindi vi calcolate gli autovettori e poi provate a verificare che effettivamente la matrice R1, cioè da qui capiamo che la matrice R1 sarà pari a 1 V1 primo trasposto più U1 secondo V1 secondo trasposto. Cioè vedete che effettivamente vale questa relazione. È un utile esercizio e vi consente anche un po' di riprendere dimestichezza con le varie molteplicità, autovettori e così via. Ok? Quindi provate, è un esercizio che vi richiede un quarto d'ora, non di più. Ok? Allora, abbiamo nuovamente rimparato a calcolare la matrice esponenziale ancora in un ulteriore modo. Avevamo visto la struttura della matrice di transizione, riprendiamo un attimo la funzione di trasferimento, la W con S, e vediamo come le considerazioni che abbiamo fatto sulla struttura della matrice di transizione, che ora sappiamo anche ben calcolare e antitrasformare, si ripercuotono sulla struttura della funzione di trasferimento, sulla W con S. Vi ricordo che la W con S abbiamo dimostrato essere pari a C SI meno A a meno 1 per B più D, ovvero è C Fi di S per B più la matrice D, no? D'altra parte questa matrice Fi di S abbiamo anche dimostrato, proprio quando abbiamo studiato come era fatta, abbiamo visto che era data da una certa matrice di polinomi, abbiamo chiamata E con S, e al denominatore abbiamo detto c'era quel polinomio che era un polinomio fattore del polinomio caratteristico, abbiamo chiamato polinomio minimo M con S per B più D. Ok? Bene. Nel fare questi prodotti qui al numeratore, questi qua, vedete, io ho una matrice qui al centro n per n, poi ho questa matrice che è p per n e ho quest'altra matrice che è n per m. Tutto questo prodotto sarà una matrice p per m. Nel fare questi prodotti, che vuol dire? Essendo c e b due matrici costanti, sto semplicemente facendo delle combinazioni lineari di tutti i polinomi che compaiono qua dentro. Questa è una matrice che ha tutti i polinomi. Lì, a moltiplicare per C e posso moltiplicare per B vuol dire che ne sto facendo delle combinazioni lineari. Trovate? Quindi ottengo un'altra matrice di dimensione P per M che sarà ancora una matrice i cui elementi sono ancora dei polinomi. Ci siamo? Questi polinomi avranno delle, come zeri, degli zeri in generale diversi da quelli che aveva la matrice da sola, perché sono cambiati i polinomi, no? Combinando linearmente tra di loro questi polinomi abbiamo altri polinomi, questi avranno altri zeri. Trovate? Può darsi che tutti questi polinomi che compaiono in questo prodotto abbiano ad esempio uno zero in comune tutti quanti, tale da poter essere messo in evidenza. E magari questo 0 coincide con uno degli zeri di M. E quindi si ha una semplificazione, o meglio, addirittura si può avere in questo caso una cancellazione completa di un polo. Se vi ricordate, quando vi ho detto che il polinomio minimo ha sempre tutte
diciamo, i poli, cioè tutti gli zeri del polinomio caratteristico, solamente che li ha non più con la molteplicità algebrica, ma con quella geometrica. Quando invece si vanno a verificare queste cancellazioni qui, o diciamo semplificazioni, ma potrebbe non solo perdere un po' di esponente, ma addirittura cancellare completamente il polo, cioè cancellare completamente M. In questo caso non c'è nessuna restrizione da questo punto di vista. Nel fare questa operazione, quindi, cosa scriverò? Scriverò in generale che questa è ancora uguale a, diamogli un nome, diciamo, a questo prodotto che abbiamo fatto, chiamiamolo ad esempio E' con S, e al denominatore scrivo DW con S, dove DW con S è il, diciamo, facciamo forse con la lettera piccola, se no ci possiamo confondere, facciamo una DW con S. DW con S è quello che rimarrà del polinomio minimo dopo che si sono fatte tutte le cancellazioni con questa matrice al numeratore. Quindi avete questa matrice, la fattorizzate e vi cancellate, fate delle semplificazioni, se avete dei fattori da poter diciamo semplificare, eventualmente abbiamo un polinomio che potrebbe essere di ordine più piccolo, appunto, quindi avendo fatto delle semplificazioni. E poi abbiamo in generale questa matrice ancora D. Nel fare ancora questa somma avremo al denominatore ancora questo DW con S. Al numeratore avremo un'altra matrice, chiamiamola M con S, che è appunto una matrice di dimensioni P per M, che è il numeratore, o meglio, diciamo, è la matrice numeratore della W con S, o meglio, la W con S sarà la matrice che ha tante funzioni razionali fratte, in particolare P per M. I numeratori di queste funzioni razionali fratte li troviamo in questa matrice, il denominatore sarà questo DW. Questo DW quindi è il denominatore comune della funzione di trasferimento. Ok? Quindi questa è la struttura che mi aspetto della W. Proviamo a fare qualche ragionamento in più su queste semplificazioni che possono avvenire in questa fase, perché sono molto importanti. Lo capiremo ancora di più quando faremo le proprietà strutturali. Perché queste eventuali, il fatto che questo polinomio perda alcune delle sue radici, quando quindi vengono completamente cancellate, è sinonimo del fatto che il sistema perde alcune proprietà strutturali, che poi vedremo più avanti, sono proprietà o di raggiungibilità o di osservabilità, lo vediamo fra qualche lezione. Per ora però possiamo fare un ragionamento di altro tipo. Visto che non conosciamo ancora queste proprietà strutturali, possiamo ragionare con quello che già però sappiamo. Noi quello che sappiamo è che la W con T, matrice delle risposte impulsive, questa la conosciamo, abbiamo anche il proprio dato per definizione il fatto che questa sia l'antitrasformata di Laplace della funzione di trasferimento. Abbiamo dato per definizione, no, abbiamo definito la funzione di trasferimento come la trasformata di Laplace, la matrice di risposta impulsiva. Quindi posso invertire ovviamente questa relazione. Fare l'antitrasformata, devo fare l'antitrasformata di questa quantità qui, vedete questa qui in alto a sinistra? Questa è una combinazione lineare, dove questa, la φ con S, vedete la φ con S, è l'unica parte che dipende da S, quindi è l'unica soggetta in effettivamente antitrasformata. Questa, l'antitrasformata di questa chi è? È la matrice esponenziale. Quindi posso scrivere che cosa? C, la φ di t, diciamo, antitrasformata per b, più d, antitrasformando. Quindi ancora uguale, questa φ di t è appunto la matrice esponenziale. L'abbiamo già vista questa struttura, la possiamo scrivere come una sommatoria per i che va da 1 ad n, elevato a lambda i t, matrice C, U con I, V con I trasposto, matrice B, più l'antitrasformata, qui ci vuole una delta di T, perché l'antitrasformata di D, essendo una matrice costante, dà una matrice costante per l'impulso di Dirac, quindi più D per delta di T. L'antitrasformata è una costante dell'impulso di Dirac. No? Se avete una matrice di costanti,
avete una matrice di impulsi di Dirac. L'impulso di Dirac lo possiamo mettere in evidenza, no? Per linearità è questo che moltiplica, cioè è questa che la matrice di che moltiplica 1, l'antitrasformata di 1 è il delta, di per linearità rimane, diciamo, una costante, rimane là. Allora cerchiamo di capire bene cosa possiamo, che tipo di ragionamento possiamo fare su questa struttura. Guardiamo un attimo questi due prodotti, C U con I, B con I per B. Abbiamo già detto che questo prodotto C per U con I, per alcuni U con I si potrebbe annullare, potrebbe essere pari al vettore nullo. Questo succede se U con I è un auto, diciamo, è nel kernel destro di C praticamente. Abbiamo visto che quando questo avviene, o meglio, questo avviene quando il corrispondente modo è non eccitabile. Vi ricordate? Cioè questo sarà uguale a zero per i modi non eccitabili. Ok? Questo di destra, vi ricordate, poteva essere nullo, o meglio, diventava nullo per quelli che abbiamo chiamato modi non osservabili. Anzi, scusa, tutto al contrario, diciamo. Questi erano i non eccitabili, questi altri erano i non osservabili. Questi sono i non osservabili. Questi sono i non eccitabili. Quelli eccitabili erano quelli eccitabili all'ingresso, quindi coinvolgono la matrice B, quelli osservabili erano sull'uscita, quindi coinvolgono la matrice C. Queste erano due definizioni che avevamo dato. Allora, se stiamo dicendo che nella W di T, l'abbiamo già visto, compaiono quindi solo i modi osservabili ed eccitabili, gli altri sono scomparsi. Questo vuol dire che nella W con S, nella W con S, o meglio, al suo denominatore, ci dovranno essere solamente i poli associati ai modi osservabili ed eccitabili. Perché? Perché non li qua scompaiono. Se scompaiono W di T vuol dire che non ci sono neanche la W con S, perché diciamo questo è solo un antitrasformato, no? Quando andiamo ad antitrasformare i fratti semplici, un fratto se c'è viene trasformato, quindi abbiamo il corrispondente modo. Se il fratto non c'è, non c'è, e quindi vuol dire che è scomparso già nella W con S. In effetti sarebbe già dovuto, viene scompare quando andiamo a fare proprio questa operazione qui. Quando andiamo a fare questa operazione possiamo cancellare alcuni poli, alcuni zeri del polinomio al denominatore, e solo quelli che avanzano diventeranno dei modi che trovo nella W con T. Quindi, visto che so, perché l'abbiamo già visto in precedenza, che gli unici modi che trovo nella matrice di risposte impulsive sono i modi eccitabili e osservabili, vuol dire che questa cancellazione, quando avviene, fa sì che in uscita si presenti solo una parte di modi, appunto quelli eccitabili e osservabili. I modi che sono o non osservabili o non eccitabili vengono cancellati in questo momento, in questa operazione qui, diciamo, quando viene operata questa, diciamo, questo prodotto. Quindi fondamentalmente questo ci serve a capire che cosa? Che in questo polinomio, che il polinomio è il denominatore della funzione di trasferimento, non compaiono in generale tutti gli autovalori della matrice A. Non compaiono in generale tutti gli autovalori, compaiono solamente gli autovalori associati ai modi eccitabili ed osservabili. Questo è, diciamo, in ultima analisi, la considerazione più importante che possiamo fare osservando questo, diciamo, risultato. Quindi mentre nella Fi con S al denominatore compaiono tutti i modi, perché nella Fi con S abbiamo detto possiamo perdere eventualmente qualche grado dell'esponente, ma i poli, gli autovalori compaiono al denominatore,
gli autovalori della matrice A sono anche radici del polinomio minimo. Questo non è più vero per la matrice, per la W con S. Nella W con S possiamo trovare in generale un sottoinsieme più piccolo che non contiene tutti gli autovalori della matrice A. Se questo avviene, questo lo vediamo banalmente semplificando, se riusciamo a semplificare, a cancellare completamente alcuni autovalori, vuol dire che il sistema che stiamo analizzando, da un punto di vista ingresso-uscita, o non consente di attivare tutti i modi, o non consente di osservarli. I modi di cui lo caratterizzano possono essere o non osservabili, o non eccitabili, o non osservabili e eccitabili, una quota parte di essi. L'ultima considerazione, prima della pausa, che possiamo fare, sempre sullo stesso ragionamento, è questo. W con S, funzione trasferente, abbiamo detto, è un modello del sistema, un modello ingresso-uscita. Un modello ingresso-uscita, cioè che non coinvolge lo stato. Infatti, i modi osservabili ed eccitabili sono gli unici che concorrono alla costruzione dell'uscita, cioè del rapporto ingresso-uscita, quindi sono gli unici che servono a descrivere il rapporto ingresso-uscita. Gli altri modi, quelli o non osservabili, non eccitabili, o non osservabili, non eccitabili, sono quelli invece che sono legati al funzionamento interno del sistema, quindi al suo stato, che però, ripeto, o non sono attivabili, eccitabili, adesso non si presentano nell'uscita, non concorrono alla costruzione dell'uscita. Va bene, direi di fare... Anzi, facciamo così. Va bene, facciamo un po' di pausa, dai, poi riprendiamo. Vediamo, abbiamo già visto come queste matrici di residui polari sono legate agli autovettori e autovalori nel caso di autovalori reali. Vediamo qual è il legame nel caso di autovalori complessi e coniugati rispetto alla parte reale e immaginaria degli autovettori. Okay? Allora, facciamolo sempre con quel solito esempio n uguale a 3, una reale, una complessa e coniugata, così li vediamo un attimo. Quindi consideriamo il caso n uguale a 3 e supponiamo quindi di avere un autovalore reale e una coppia di autovalori complessi e coniugati, okay? Il solito caso che prendiamo in esame. Vediamo in questo caso la Φ con S, matrice di transizione nel dominio trasformato, SI-A(A-1), dovendola fare in fratti semplici come l'andrei a scrivere. Avrei un primo fratto, diciamo R fratto S meno lambda, associato all'autovalore reale. Poi dovrò costruire altri due fratti, uno associato ad S meno alfa meno J omega e uno ad S meno alfa più J omega. Al numeratore cosa avrò? Avrò due residui polari complessi e coniugati, cioè due matrici complesse e coniugate. Posso scrivere nella forma R con A più J R con B ed R con A meno J R con B, dove R con A ed R con B sono due matrici costanti. È immediato dimostrare che questo residuo e questo devono essere l'uno il coniugato dell'altro, si dimostra banalmente. Se andiamo a combinare questi ultimi due, quindi scriveremo ancora R fratto S meno lambda, combinando gli ultimi due fratti, scriverei, allora, se si vanno, vi risparmio un po' di conti, troviamo 2 per R con A S meno alfa meno 2 R con B per omega. Questo è quello che troviamo al numeratore. Al denominatore troviamo S meno alfa al quadrato più omega quadro, okay? Combinando i due. Da quello che possiamo anche, sempre da questa, dall'analisi che abbiamo fatto prima, in precedenza, si può osservare in particolare che il residuo polare R
sarà pari al prodotto U per V, dove U è l'autovalore associato a lambda. R con A ed R con B si può dimostrare il primo essere pari a un mezzo di U con A, V con A trasposto più U con B, V con B trasposto, e già li conosciamo che sono U con A e V con A, eccetera, eccetera, abbiamo già visti, cioè, autovalore, parte reale e parte immaginaria degli autovalori, degli autovettori complessi e connogati associati all'autovalore alfa più o meno g omega, ed R con B, ancora un mezzo, abbiamo U con A, anzi U con B per V con B trasposto meno U con A per V con A trasposto. Questi sono i residui polari. Possiamo, se volete, anche un po' ulteriormente elaborare questa relazione se fossimo ad esempio interessati al calcolo della libera, quindi della X dell'evoluzione libera. Nel questo caso dovremmo moltiplicare questa φ con S per un vettore x0. Vi ricordate, la x libera con S è pari alla φ con S per x0. Quindi dovremmo moltiplicare questi fratti da destra per un vettore x0. Se poniamo R per x0 uguale R per x0 è un vettore, lo possiamo mettere pari, diciamo, si può dimostrare in effetti con, osservando quello che già abbiamo visto nel caso nel tempo, questo prodotto deve essere uguale proprio a C per U, per analogia con l'altro caso che abbiamo già visto nel dominio del tempo. E sempre per analogia si può vedere che questa seconda, questo secondo gruppo, questo secondo fratto complesso, quindi 2, lo riscrivo, 2R con A, S meno alfa, meno 2R con B, omega fratto S meno alfa al quadrato più omega quadro, tutto questo secondo fratto moltiplicato per x0, quindi ancora un vettore tutto questo prodotto, con analogia con quello che abbiamo visto si può vedere che questo viene pari a m, dove vi ricordo m, vi ricordate, era quella radice quadra di c con a più c con b al quadrato. Poi avevamo definito anche quel coseno di φ e seno di φ, vi ricordate quell'angolo, avevamo definito come i rapporti tra C con A fratto M e C con B fratto M. Anzi, questo è C con B e questo è C con A, tutto al contrario. Quindi queste erano le posizioni che abbiamo già fatto. Se fate il confronto e il parallelo con il caso che abbiamo visto, qui trovereste M, apriamo parentesi, S meno alfa per seno di φ più omega, vi risparmio un po' di conti, diciamo, vi do direttamente il risultato, cosen φ per u con a, e al denominatore abbiamo sempre S meno alfa al quadrato più omega quadro. Questo è il primo termine, quello che moltiplica u con a, e poi abbiamo l'altro, quello che moltiplica u con b, che ha una struttura molto simile, m S meno alfa coseno di φ meno omega seno di φ, il denominatore non cambia. E questo è il, diciamo, lo scalare che moltiplica il vettore u con b. Queste le, diciamo, poi andrebbero antitrasformate, e nell'antitrasformare questi, diciamo, questi tre termini, da questo primo vedete che abbiamo dei termini, questi che originano insieme col denominatore, dei termini di tipo coseno, e questi che generano dei termini tipo seno. Vedete, perché al numeratore abbiamo la omega e qui abbiamo S meno alfa più omega quadro, quindi questo gruppo qui genererà un seno, quest'altro gruppo con S meno alfa genererà un coseno. Il coseno di omega t moltiplicato per sen phi, e qui avremo seno di omega t moltiplicato per cosen phi, con le formule di, diciamo, di addizione vedremo che questo in pratica tutto assieme non è altro che un seno di omega t più phi, diciamo, antitrasformato. Quindi nel momento in cui andiamo ad antitrasformare troveremo la x libera di t
ancora una volta come c elevato a lambda t per u più m per elevato ad alfa t per abbiamo seno di omega t più fi per u con a più coseno di omega t più fi per u con b. Ok? Sono un po' di conti, diciamo, che potete fare con un po' di calma anche a casa, ma fondamentalmente si tratta di osservare, diciamo, usare le formule del seno di una somma di angoli e del coseno somma di angoli, ve li ritrovate a valle dell'antitrasformata che vi fate di questi due gruppi. M è una costante, sen fi è una costante, cosen fi è una costante, anche la ome è una costante, quindi quando andate ad antitrasformare usate la linearità e vi trovate i termini in coseno di omega t e seno omega t, e qui è la stessa cosa, coseno omega t e seno omega t, cambiano i segni, cambiando i segni qui viene la formula del seno della somma e qui la formula del coseno della somma. Questa, diciamo, è la procedura, e quello che otteniamo, vedete, questo è il risultato che abbiamo già ottenuto nel dominio del tempo, e questo è proprio quello che abbiamo ottenuto, e quindi qui si vede anche l'equivalenza, fondamentalmente questa equivalenza qui, cioè il fatto che il residuo polare nel caso di coppie complesse e coniugate R con A, quella che abbiamo qui, la potete ottenere da U con A, V con A più U con B un mezzo, quindi la, diciamo, la media di questi, due vettori, di queste due matrici, o meglio la stessa cosa per R con B, quindi avete il legame tra gli autovettori parte reale e parte immaginaria e i corrispondenti residui polari, sempre parte reale e parte immaginaria. Va bene. Con questo direi che per ora concludiamo la parte di analisi nel dominio di Laplace nel tempo continuo. Dove? Qui? Qua dici? Scusami, qui? Qua? Ah sì, la vita scossa. Allora, vorrei, diciamo, riprendere un attimo i sistemi tempo discreto e rivedere quello che abbiamo visto, l'equivalente di quello che abbiamo visto nel dominio di Laplace, nel dominio che si, diciamo, Z trasformato, che è quello che si usa per i sistemi tempo discreto. Per fare questo dobbiamo giusto riprendere alcune definizioni e proprietà riguardanti la Z trasformata, come abbiamo fatto per la trasformata di Laplace. E quindi riprendiamo un attimo la definizione, ripercorriamo le proprietà fondamentali e diamo le trasformate fondamentali. Penso che più o meno questo riusciamo a fare oggi. Poi magari la prossima lezione, cioè domani, riprendiamo un attimo le tecniche di antitrasformazione nel dominio Z, quindi le Z antitrasformate di funzioni razionali fratte, e poi verosimilmente giovedì dovremmo poi passare alla funzione di trasferimento, definizione per i sistemi nel dominio del tempo discreto, quindi l'equivalente a quello che abbiamo visto in queste ultime due o tre lezioni. Allora, quindi cominciamo con i primi, diciamo, con la definizione di Z trasformata. Allora, consideriamo una funzione F, funzione definita in N0, insieme dei numeri naturali, e diciamo con valori reali. Supponiamo che la funzione f di k sia nulla per ogni k minore di 0, come fatto nel tempo continuo con Laplace. Anche in questo caso questa assunzione non è necessaria ai fini della trasformata di Laplace, è necessaria solo ai fini dell'antitrasformata di Laplace, cioè volendo poi tornare indietro per la bionivocità della trasformazione. Quindi, fatta questa ipotesi che ci risolve l'ambiguità, definiamo la trasformata di Laplace, la indichiamo con la lettera maiuscola F, variabile Z, variabile complessa,
indicheremo pure con z trasformata della f di k. Per definizione questa è la sommatoria per k che va da 0 a più infinito di f di k z elevato a meno k, con z una variabile complessa. Okay, questa è la definizione di trasformata z. Quindi vediamo che è una serie di potenze di 1 su z fondamentalmente. Non è detto in generale che questa serie converga in assoluto. Si può dimostrare che se esiste un certo raggio R per il quale si ha convergenza nel piano complesso, cioè se consideriamo il piano di Gauss, consideriamo un certo raggio, chiamiamolo ρ, se abbiamo convergenza per un valore z su un qualunque punto di questa circonferenza, e si dimostra la convergenza di questa serie per un qualunque valore che giace su questa circonferenza, si può dimostrare che convergerà qualunque sia z al di fuori di questa circonferenza. Quindi questo ρ, questo raggio, prende anche il nome di raggio di convergenza di questa serie. Il più piccolo di questi, diciamo, raggi definisce la regione di convergenza della serie. Si dimostra che la funzione fz è una funzione analitica. In quanto tale, la sua definizione si può estendere anche al di fuori della regione di convergenza, quindi anche all'interno di questa circonferenza, ed eccezione dei punti di singolarità polari della funzione fz, cioè dove la fz è definita. Bene, questa per quanto riguarda la sua definizione. Vediamo quali sono le sue principali proprietà, come abbiamo fatto con la trasformata di Laplace, fondamentalmente. Allora, prima proprietà, linearità. La trasformata di Laplace, essendo una sommatoria, comunque insomma, si può dimostrare facilmente essere godere della proprietà di linearità. Quindi se facciamo la trasformata z di una combinazione lineare di funzioni, quindi tipo un alfa 1, anzi facciamo un alfa per una f1 di k più beta per f2 di k, questa sarà pari alla stessa combinazione lineare delle funzioni trasformate, quindi f1 z più beta f2 z, dove con ovvio significato di simboli f1 z maiuscolo sarà pari alla z trasformata di f1 di k e f2 f2 di z sarà la z trasformata della f2 piccolo di k. Questa è la proprietà di linearità. Poi proprietà di ritardo nel tempo, quindi diciamo in k, se facciamo la z trasformata della funzione f ritardata di n passi, quindi f di k meno n, un ritardo di n passi nel dominio del tempo equivale a dividere per, diciamo, la funzione trasformata per z elevato alla n, quindi la z trasformata, quindi la f z, questo con n maggiore di 0. Se invece vogliamo fare l'anticipo nel dominio del tempo, quindi fare la z trasformata della f di k più n, anticipare vuol dire moltiplicare per z alla n la funzione trasformata, però dobbiamo anche sottrarre una quantità pari a zn sommatoria per k che va da 0 ad n meno 1 di f di k per z alla meno k, questo sempre con n maggiore di 0.
proprietà di scalatura in z, se facciamo la trasformata z della funzione f di k moltiplicata per una potenza di un diciamo alfa elevato a k, quindi moltiplicare per una potenza alfa elevato a k la funzione trasformanda, vuol dire semplicemente scalare della quantità alfa la funzione trasformata, ovviamente alfa diverso da 0. Altre proprietà ci rimane la derivazione in z, quindi se facciamo la trasformata di z di k per f di k, quindi moltiplicare per la variabile temporale come avveniva per Laplace la funzione trasformanda, equivale a cambiare segno a fare la derivata in z, però premoltiplicare anche per z, quindi meno z derivata di f di z fratto di z. Proprietà di convoluzione nel tempo. Quindi se facciamo la z trasformata di un in questo caso è una sommatoria di convoluzione, si chiama, quindi in pratica la, il simbolo, l'indicazione è sempre f1k convoluto f2k, che nel caso diciamo discreto, vi ricordo, abbiamo la sommatoria per k che va da meno infinito a più infinito di f1 di k per f2 di k, no, anzi no, questo dobbiamo cambiare, però dobbiamo cambiare, diciamo sommatoria su i, altrimenti abbiamo la stessa variabile, quindi f1i f2 di k meno i. Questa si dimostra essere il prodotto delle due funzioni trasformate, quindi f1z per f2z, dove entrambe le funzioni, vi ricordo, devono essere nulle per k minore di 0. Queste sono le proprietà notevoli. Poi ci sono anche in questo caso, no, forse ci manca l'integrale, ecco, ci manca ancora la proprietà di integrazione nel tempo. Integrazione nel tempo vuol dire sommatoria, perché quindi vuol dire la trasformata z della sommatoria per k che va da, anzi per i, che siamo per la variabile di integrazione, per i che va da 0 a k di f con i, questo è uguale a z meno 1 fratto z per la f di z. Okay. Integrare, ovvero fare una sommatoria della funzione f fino a k, equivale a moltiplicare per z meno 1 su z. Ci rimangono solo il teorema del valore iniziale e finale. La definizione è molto simile a quella del tempo continuo, cioè quello di Laplace. Quindi la funzione f, il valore che la funzione f assume in 0, si può calcolare anche come limite per modulo di z che tende all'infinito, cioè potete andare all'infinito in qualunque direzione, della funzione f di z. Quindi diciamo è una, andare all'infinito in modo radiale, radialmente rispetto all'origine. E il teorema del valor finale. In questo caso ci interessa calcolare il limite per k che tende a più infinito di f di k. Se questo limite esiste finito, in generale non è detto, allora questo sarà pari al limite per z che tende a 1 di z meno 1 per la f di z. Si potrebbe anche dimostrare che questo limite in effetti esiste finito se e soltanto se la funzione f di z ha tutte singolarità polari all'interno del cerchio di raggio unitario
con al più una sola singolarità in z uguale a 1. Se questo è il caso, allora questo limite esiste finito, altrimenti no. Allora, queste sono le proprietà. Riprendiamo, ricordiamoci un attimo le trasformate fondamentali, quelle notevoli dei segnali canonici che abbiamo introdotto qualche lezione fa. Quindi vediamo un po', trasformate. Fondamentali. Quindi calcoliamo la z, calcoliamo, ricordiamo quanto vale la z trasformata dell'impulso delta di k. Questo dalla definizione banale dimostrare che è pari a 1, essendo delta di k una funzione sempre nulla, eccetto che per k uguale a 0 vale 1. Quindi è anche la dimostrazione immediata. Z trasformata dello scalino unitario delta meno 1 di k. Si potrebbe usare in questo caso la proprietà di integrazione e dimostrare che è pari a z fratto z meno 1, in modo abbastanza semplice. Possiamo fare anche la z trasformata della rampa, delta meno 2 di k, e usando la proprietà di derivazione si può dimostrare essere pari a z fratto z meno 1 al quadrato. E si può insomma andare avanti, se vogliamo fare la z trasformata della cubica, delta meno 3 di k, questa sarà sempre z fratto z meno 1 al cubo. Vi faccio notare che l'esponente che avete qui al denominatore corrisponde con il pedice della delta. Poi z trasformata del prodotto di un esponenziale alfa elevato a k per lo scalino delta meno 1 di k. Facile dimostrare che è pari a z fratto z meno 1 con la proprietà di scalatura, z meno alfa, il denominatore z meno alfa. Se facciamo la trasformata z di alfa elevato a k per una rampa, anche in questo caso usando la proprietà di scalatura rispetto a questa trasformata qui, si può facilmente dimostrare che sarà pari a alfa per z fratto z meno alfa al quadrato, e così via. Vediamo solo le trasformate delle funzioni sinusoidali. Quindi z trasformata del seno di teta k per delta meno 1 di k. Chi è questo teta? Teta è comunque una pulsazione, concettualmente, perché moltiplica quella che è la variabile temporale, però dimensionalmente è un angolo. Cioè questo, perché? Perché questo in effetti sarebbe il prodotto di una omega per t, dove t è il periodo di campionamento. Però visto che questo t è costante, quindi omega per t ha le dimensioni di un angolo, usiamo come simbolo teta, che è quello di un angolo, però il significato è quello di una pulsazione. Quindi confonderemo in questo caso, chiameremo questo angolo teta, lo chiameremo pulsazione. Okay, proprio perché è il prodotto di una pulsazione per una variabile costante sottointesa in questo caso, però le dimensioni sono quelle di un angolo. Questa trasformata sarà pari a, al denominatore abbiamo z quadro meno z coseno di teta più 1, e al numeratore avremo z per il seno di teta. La z trasformata del coseno di teta k delta meno 1 di k, il denominatore è lo stesso, z quadro meno z coseno teta più 1, il numeratore sarà z che moltiplica z meno coseno di teta.
Le ultime due che ci possono interessare sono sempre seno e coseno, però moltiplicato per un esponenziale, può essere utile, diciamo, nelle prove. Quindi le ultime due che vediamo sono la trasformata z di rho elevato a k per il seno di theta k, delta meno 1 di k. Qui abbiamo al denominatore abbiamo z quadro meno 2 rho per il coseno di theta per z, più rho al quadrato, e al numeratore abbiamo z rho per il seno di theta. L'ultima trasformata è rho elevato a k coseno di theta k delta meno 1 di k. Stesso denominatore di prima, z quadro meno 2 rho coseno di theta per z più rho al quadrato, numeratore abbiamo z meno rho coseno di theta. Okay. Queste sono tutte le funzioni trasformate che al più potreste incontrare, diciamo, in questo corso. E con la z trasformata, per me, penso che abbiamo visto un po' tutto quello che ci può servire. Quello che ci resta da fare, lo cominciamo un po' oggi, però poi lo finiamo la prossima volta, è vedere qualche esempio di antitrasformazione, così riprendiamo un poco confidenza con l'antitrasformata z. In particolare siamo interessati, come abbiamo già visto con Laplace, a antitrasformare funzioni f di z di tipo razionali fratte, cioè del tipo n z fratto d z, cioè funzioni razionali fratte. I zeri del numeratore li chiameremo ancora zeri, i zeri del denominatore li chiameremo sempre poli. Supporremo che il numero di poli sia strettamente maggiore del numero di zeri o al più uguale. Se fossero uguali, potete operare la divisione tra questi due, vi comparirà un nuovo n primo, cioè al più lo potreste eventualmente riscrivere come un n primo di z fratto d di z più una certa costante. Ok? Se al più sono uguali, quindi se al più sono uguali lo potrete, diciamo, riscrivere in questa forma, dove in questo caso, se questo ha grado m e questo ha grado n, questo avrà grado m meno 1, questo n, questo ha grado 0, diciamo, una scalare. E in generale, quindi per noi la m sarà sempre minore o uguale della n. Se è uguale, vi fate, quindi se avete l'uguale, cioè se m è uguale ad n, vi fate questo passaggio e ritornate al caso di m strettamente minore di n. La costante ve l'antitrasformate con l'impulso, quindi è banale, vi rimane di nuovo, ritorniamo sempre al problema m strettamente minore di n. L'altro caso, come nel tempo continuo, si può vedere corrispondere a sistemi non fisicamente realizzabili che non sono oggetto di studio in questo corso. Come si procede per l'antitrasformazione? Allora, la prima parte in realtà è proprio uguale a quella che, diciamo, nel dominio di Laplace, cioè si deve scomporre in fratti semplici, quindi quella è proprio identica come, diciamo, la parte di decomposizione in fratti semplici. La decomposizione in fratti semplici non è legata necessariamente a Laplace, è un'operazione su una funzione razionale fratta. Anche qui per antitrasformare abbiamo bisogno di mettere la funzione in forma di fratti semplici. L'unica accortezza che potreste avere nel fare questa operazione e non di fare i fratti semplici della funzione fz, ma di fare i fratti semplici della funzione 1 su z per f di z. Cioè dividete, prima di fare i fratti semplici, la funzione f di z per z. Poi vi fate i fratti semplici, quindi questa sarà nz fratto z per d di z, no? Per quello che abbiamo scritto prima. I fratti semplici, quindi avremo r1 fratto z meno z1 più r2 fratto z meno z2 più eccetera eccetera, ne avrete un certo numero, in particolare in questo caso ne abbiamo n, se sono tutti tutti distinti, okay?
Una volta che l'avremo in questa forma, sarà abbastanza semplice antitrasformare, perché sono tutti, in questo caso i fratti saranno, se sono i z tutti reali sarà abbastanza semplice l'antitrasformazione, se sono qualcuno complesso e coniugato vediamo, ma insomma non c'è poi una complessità tanto grande. Il calcolo dei residui R1, R2, Rn lo fate esattamente come lo fate anche per il tempo continuo. Ripeto, il calcolo dei, diciamo, i fratti semplici non sono legati né alla Laplace, né è un'operazione su una funzione razionale fratta. In questo caso abbiamo solo aggiunto al denominatore una z, a parte quello vi fate i fratti semplici, la formula dei residui sono sempre le stesse. Vediamo proprio con un esempio numerico, così cominciamo un attimo a fissare le idee. Consideriamo una funzione fz fatta in questo modo: z meno 10 al numeratore, z più 2 e z più 5. Okay, questa è la funzione che vogliamo antitrasformare. Allora, come abbiamo detto appena un attimo fa, consideriamo invece di f di z fratto z. Dopo vi faccio vedere anche come si può fare senza dividere per z, perché comunque si può operare anche senza dividere per z e il risultato chiaramente deve essere lo stesso, a patto poi di fare una piccola trasposizione temporale. Questo lo vediamo appena finiamo un attimo questa prima parte. Quindi avremo z meno 10, z più 2, z più 5. Notiamo che ora abbiamo aggiunto questo z, questo ci aggiunge un fratto, questa operazione, quindi da un certo punto di vista stiamo aggravando un poco i calcoli, che ci costringe a calcolare un fratto semplice in più. Quindi avremo un R1 fratto z più R2 fratto z più 2 e un R3 fratto z più 5. Il calcolo dei residui: R1 sarà il limite per z che tende a 0 di z che moltiplica che cosa? Non la f con z, non vi confondete, ma dovete fare la f z fratto z, cioè tutta la funzione di cui state facendo la decomposizione in fratti semplici. Questa quindi sarà uguale al limite per z che tende a 0 di z meno 10 fratto z più 2 z più 5. Quindi abbiamo meno 10 al numeratore, 2 per 5 al denominatore, quindi è meno 1. Secondo residuo R2 dobbiamo fare il limite per z che tende a meno 2 di z più 2, sempre per fz fratto z. Quindi questo è ancora uguale al limite per z che tende a meno 2, z meno 10 fratto z per z più 5. Quindi abbiamo al numeratore meno 2 e meno 10, al denominatore meno 2 che moltiplica meno 2 più 5. Quindi abbiamo meno 12 al numeratore, 3 per 2, 6, meno 6, e quindi abbiamo 2. Questo è il secondo residuo. Terzo residuo, o ve lo calcolate sempre con la formuletta del limite, o vi ricordate che lo potete calcolare come meno R2 e meno R1. Perché? Perché osserviamo che cosa? Che in questo caso n meno m è uguale a 1. N meno m della funzione fz fratto z, scusate, è uguale a 2, no, perché devo metterci anche la z al denominatore. Quindi al denominatore abbiamo 3, al numeratore abbiamo 1 e quindi è 2. Quindi questa, diciamo, la sommatoria dei residui, diciamo, deve essere pari a 0. Quindi continuando, qui avrò meno 2 più 1 e quindi abbiamo meno 1. O come lo calcolate, diciamo, in altro modo. Una volta che abbiamo calcolato i residui, possiamo operare l'antitrasformata, quindi calcolare la f di k. Come la z a meno 1 della f di z, ovviamente,
Quindi devo prendere i fratti di prima e devo moltiplicarli tutti per z per neutralizzare questa divisione per z che ho aggiunto qui. Quindi la fz è uguale a questi fratti moltiplicati per z. Quindi devo fare la z a meno 1 di che cosa? Di r1 più r2 per z fratto z più 2 più r3 per z fratto z più 5, dove r1, r2, r3 abbiamo detto r1 è pari a meno 1, quest'altro è pari a 2 e questo è pari a meno 1. Quindi antitrasformando il primo sarà meno delta di k perché è una costante, poi abbiamo diciamo una potenza, quindi abbiamo più 2 per meno 2 elevato a k, poi abbiamo meno 1 che moltiplica meno 5 elevato a k. Tutto questo ovviamente, l'impulso è inutile metterlo in parentesi, questa seconda parte qui la dobbiamo moltiplicare per delta meno 1 di k. Questa è l'antitrasformata. Vediamo se cosa cambiava se non avessimo posto questo z al denominatore. Proviamo a rifare i conti senza usare il vantaggio qual è di mettere questo z? Che qui poi ci compaiono diciamo direttamente dei fratti che di solito subito possono essere antitrasformati, perché se andate a vedere tutte le funzioni trasformate è fondamentale, al numeratore c'è sempre una z e dobbiamo farla comparire in qualche modo. Allora proviamo quindi a farlo l'altro modo, vi faccio di nuovo lo stesso esercizio, quindi considero la stessa fz, z meno 10 fratto z più 2 z più 5, vado a costruire questa volta solamente due fratti, uno legato a z più 2 e uno associato a z più 5, vado a calcolare i due residui, non vi rifaccio i conti, li ho già fatti, insomma andate a calcolare, il primo sarà pari a meno 4, il secondo 5, ovviamente ora sono diversi perché abbiamo solo due residui. Una volta che ci siamo calcolati questi residui devo provare ad antitrasformare, quindi a calcolare la fk come z sempre a meno 1 della fz, quindi devo fare la z a meno 1 di che cosa? Meno 4 moltiplico e divido per z, quindi ho 1 su z che moltiplica z fratto z più 2 più ho 5 moltiplico e divido per z, quindi ho 1 su z, poi qui ho z fratto z più 5, la z al numeratore mi serve altrimenti non ho l'antitrasformata associata. Quindi questi due gruppi qui li so, questo e questo sono due trasformate note. Poi ho queste divisioni per z. Dividere per z nel dominio trasformato vuol dire ritardare di un passo nel dominio del tempo. Quindi prendo queste due antitrasformate note e le ritardo di un passo per tener conto di questa divisione per z. E poi il resto è solo linearità. Quindi vado ancora a scrivere, uguale, ho meno 4 che moltiplica meno 2 elevato non a k ma a k meno 1. Poi ho più 5 per meno 5 elevato a k meno 1. Tutto questo va moltiplicato per delta meno 1 di k meno 1. Questo è quello che ottengo. Ora, questo risultato deve necessariamente essere uguale a quello di prima, se no i conti non tornerebbero. Proviamo a vedere quali operazioni posso eseguire su questa espressione per riottenere lo stesso risultato di prima. Allora, le operazioni sono abbastanza semplici. Devo far sparire questo meno 1. Se tolgo questo meno 1, basta mettere in evidenza meno 1 fratto meno 2, quindi qui otterrò
2 che moltiplica meno 2 elevato a k, avendo messo in evidenza, cioè moltiplicato e diviso per meno 2, diciamo questa potenza. Qui devo mettere anche qui in evidenza un meno 5, quindi 5 diviso meno 5 o 1 per meno 5 elevato a k, e poi mi rimane questo delta meno 1 di k meno 1. Se andiamo a vedere quello che avevamo prima, questa parte più o meno c'era, però non era moltiplicata per delta meno 1 di k meno 1, ma delta meno 1 di k, e poi c'era anche una meno delta. Allora, se volessi rimuovere, vedete, questo è un gradino che parte dall'istante 1, non da 0. Se volessi farlo partire da 0, devo cancellare il valore che questa funzione assume all'istante 0. Il valore quanto assume questa funzione, il valore all'istante 0? Abbiamo 2, questo fa 1, più, anzi, cioè qua c'è un segno meno, perché qua abbiamo messo in evidenza meno un quinto, quindi qua è un segno meno. Abbiamo 2 meno 1, quindi fa 1, quindi questa la posso anche scrivere come 2 meno 2 elevato a k meno meno 5 elevato a k, che moltiplica la delta meno 1 di k. Devo però sottrarre, abbiamo detto, il valore che assume questa funzione in 0, che è 1, per la delta di k, che è esattamente il valore, il risultato che avevamo prima. Ora, nel caso in particolare che vi può interessare per la prova, potreste anche lasciarmela volendo in questa forma, cioè non riscalare in k queste quantità. Potreste, però quantomeno vorrei vedere non la delta meno di k meno 1, ma almeno la delta meno di k, diciamo, perché altrimenti la soluzione è scritta in modo un po' strano, però diciamo, è un qualcosa che volendo vi potete lasciare alla fine, cioè se avete tempo di farlo lo fate, se non avete tempo non lo fate, diciamo, non è un peccato veniale, okay? Se la lasciate in questa forma e non la normalizzate in questa forma qua, oppure comunque se la fate come abbiamo visto prima, questo problema non ce l'avete, perché vi esce direttamente con la delta di k. Quindi o vi calcolate di fatto un residuo in più prima, o spendete un attimo di tempo a fare questa cosa dopo. Questo, diciamo, è quello che guadagnate per voi. Va bene, un altro paio di esempi, però sinceramente penso che abbiamo dato abbastanza.